Eccoci qua, siamo a Goti Comics, in particolare presso le librerie Coop del centro commerciale gotico di Piacenza. Abbiamo Matteo Bono con la sua casa editrice Toshukan. Siamo particolarmente felici perché stavamo chiacchierando su quella che è l'attività di questa nuova casa editrice, quindi detto, facciamo una mini intervista così certo. Quello che racconti rimane sui nostri canali e secondo me può essere molto interessante. Dicevo che io in particolare vi ho scoperti a Lucca passando appunto vedendo la folla sul vostro stand, ho capito che si parlava di manga ma non ho capito esattamente il progetto e ho scoperto che siete nati da poco. Se vuoi raccontarci certo. Qualcosa di più? Allora, noi siamo nati 6 mesi fa, quindi siamo proprio dei bambini che stanno incominciando a gattonare, non sappiamo neanche camminare. È un progetto nuovissimo, nato a maggio, e partirei magari dal nome. Sì. Perché Toshokan è una delle poche parole che nelle principali lingue asiatiche significa biblioteca. Si pronuncia, esatto, si pronuncia magari in modo leggermente diverso, ma significa biblioteca. E il logo è il primo kanji della parola giapponese Toshokan, quindi l'abbiamo scelto apposta per... Che bellissimo, esteticamente. Grazie, grazie mille. E non, il nome non è stato scelto a caso perché il progetto editoriale si basa proprio sull'offrire un catalogo asiatico. Noi non portiamo solo manga, ma portiamo anche manhwa e non solo. Quindi abbiamo una produzione ovviamente giapponese, ma anche vietnamita, taiwanese, Hong Kong, e puntiamo ad espanderci e a portare in Italia anche altri paesi asiatici. Quindi, scusa, prima domanda che si capisce certo. Che sono ignorante, quindi ho letto manga pensando che si chiamano tutti manga, invece in realtà in base alla provenienza, allora se l'opera è giapponese è manga, se l'opera è scritta in mandarino di base cantonese è manhwa con la U, se è coreana è manhwa con la W doppia, quindi abbiamo manhwa e manga. E abbiamo una produzione appunto non solo giapponese, Lucca che appunto è finita da poco, ha avuto 2 ospiti che sono Evergreen di Mayfly Island, che è il nostro primo volume a colori, e Rimu Yumin, sono 2 autori taiwanesi, abbiamo fatto questo firmacopie e stiamo collaborando tanto con Taiwan appunto per portare altre storie. Questo è Akira Miyagawa, è giapponese invece. Tornerei al catalogo, nel senso che la provenienza non è solo diversa, ma abbiamo cercato di portare generi diversi, quindi abbiamo thriller, questo qua Yan è taiwanese, è un surira, cioè un genere thriller psicologico fantasy, abbiamo seriali come Yan, abbiamo one shot, abbiamo fantasy. Altra domanda ignorante, si leggono alla manga? Si leggono tutti alla manga, tranne l'opera vietnamita che non c'è qua, che è stata definita, che si legge come in Europa, in America, esatto. Ed è per ora il volume più apprezzato, più venduto. Ma da un punto di vista pratico, come, cioè, andate in base, non so, alle vendite dei paesi, conoscete gli autori? Allora, il direttore editoriale Davide Castellazzi, che è una figura iconica nella community manga italiana, perché ha lavorato per anni per tantissime case editrici e conosce direttamente... Punto di riferimento noto, insomma, del... Assolutamente, e conosce direttamente gli autori in alcuni casi. Di base noi contattiamo 3 figure. O direttamente l'autore, perché lo conosciamo, o l'agenzia che fa da intermediario tra noi e l'autore, o la casa editrice, quindi ci sono 3 casi diversi. Preferiamo collaborare e parlare direttamente con l'autore perché è molto più semplice, molto più veloce. Lo abbiamo fatto per esempio con i difensori del confine di Toruterada, ma anche con tantissimi altri, perché appunto c'è un'immediatezza diversa. E poi c'è anche il piacere di parlare direttamente con chi ha scritto l'opera. Soprattutto quando l'opera non è mai stata pubblicata. Per esempio, I difensori del confine è una prima edizione mondiale, non è mai uscita. Pensavo che invece fosse un the best of di quei paesi, invece... No. Allora, tutto ciò che portiamo in Italia sono opere mai pubblicate in Italia, sono autori emergenti, eccezione fatta per Vino di Zucca, che è un vintage, sono storie inedite, autori emergenti, quindi cerchiamo di portare del nuovo. Domanda tecnica per le traduzioni che organizzate voi, come... Abbiamo dei collaboratori? Italiani assolutamente, una collaboratrice giapponese, tutto il resto sono ragazzi italiani che traducono appunto dal mandarino al giapponese, e quindi ci affidiamo a loro. Poi scusami, tornavo un attimo sui volumi stessi.
perché a inizio intervista vi dicevo cerchiamo di fare qualcosa di un po' di diverso, all'interno di ogni nostro volume c'è sempre un testo introduttivo, non c'è solo la storia, c'è un testo introduttivo e un'intervista finale all'autore e all'autrice per dare un po' di ciccia, diciamo. Questo a noi come associazione culturale piace, perché comunque... Siamo felici ed è stato apprezzato anche dai lettori, il fatto di non darti solo la storia e basta, ma di darti la storia e anche un contenuto redazionale diverso. E poi ultima chicca, ogni nostro volume ha la sopracoperta che sfilata diventa un poster. Infatti i lettori l'hanno chiamata postertina perché è un poster copertina. Spesso è la stessa illustrazione che trovi in copertina, in alcuni casi un'illustrazione diversa, che diventa un poster da collezione. Altra chicca che a noi nerd piacerà. Piace. E anche questo è stato apprezzato, quindi siamo felici, insomma, siamo contenti. Ecco. Guarda, complimenti, spero davvero di incontrarci spesso, certo, in tanti eventi. E siete già partiti fortissimi. Avete avanzato qualche volume da Lucca o avete finito le scorte? firma copie finite. Quindi Mayfly Island, se lo trovate in libreria, prendetelo perché l'abbiamo esaurito anche fino al concerto. E quindi sì, quindi sono finiti. Bene. Grazie. Grazie mille a te. A presto. Grazie. Grazie.